Il mio pensiero costante, devo dire che in questi giorni va a tanti bambini che sono diventate un po' in qualche modo le vittime invisibili di questa situazione emergenziale. Io ricevo tantissime sollecitazioni da parte di genitori, soprattutto di genitori che vivono in situazioni abitative un po' più complesse, un po' più complicate, dove ci troviamo di fronte a situazioni in cui c'è un sovraffollamento all'interno della casa, dove non ci sono spazi all'aperto, dove praticamente non esiste nemmeno un balconcino per permettere a questi bambini di giocare, diciamo, più in libertà all'interno di una situazione più favorevole. E non ci sono spazi esterni e quindi il giocare in libertà per questi bambini diventa sempre più difficile. Nella fase 1 il governo aveva già predisposto una possibilità di aiuto nei confronti di questi bambini, permettendo a un solo genitore di uscire per la famosa boccata d'aria fuori nelle vicinanze della propria abitazione. Ma noi speriamo, e io me lo auguro veramente molto, che nella fase 2 si possa fare un po' di più. Ho in qualche modo appoggiato e sposato la proposta presentata dalla ministra Bonetti, la quale dice: riapriamo i parchi, riapriamo gli spazi ludici per i bambini, sempre nel rispetto delle normative, sempre nel rispetto della sicurezza per tutti. Cioè la ministra Bonetti fa una proposta che a mio avviso potrebbe essere veramente molto, molto presa in considerazione da tutte le regioni, cioè ridefinire questi spazi organizzandoli con dei turni di accesso, soprattutto regolarizzando i flussi di entrata e di uscita con l'aiuto di volontari e predisponendo tutto un lavoro appunto con la supervisione anche del terzo settore. Naturalmente i giochi dovrebbero essere disinfestati a ogni turno appunto in cui è permesso a questi bambini di entrare. La nostra regione, che è una regione che è stata considerata una regione virtuosa per come ha in qualche modo fronteggiato la situazione del Covid-19, sicuramente saprà predisporre e organizzare un piano per prendere in considerazione queste nostre proposte. Io infatti ho scritto anche al presidente della regione Toma, sollecitando quanto prima a organizzare una soluzione il più possibile a favore di questi minori. Minori che, credetemi, hanno diritto di riconquistarsi questi spazi di gioco, hanno diritto di riconquistarsi un minimo di spazio all'aperto, perché altrimenti ci va di mezzo la loro salute, non solo fisica ma anche psichica. Quindi io mi auguro che tutto questo possa avvenire in tempi molto veloci. La mia disponibilità è totale, seguirò da vicino questa situazione insieme ai miei colleghi garanti anche di tutte le regioni, che stiamo predisponendo tutta una serie di sollecitazioni appunto per le nostre regioni di appartenenza.